mio caro! Oddio! Ti sei cacata, eh? Ma parla come Razzi? Sì. Come Razzi parla? Io parlo come Razzi, se vuoi ti parlo come Mentana, che è in onda tutto il giorno con le sue maratone televisive. Sì. Oppure a te, sai cosa ti piace più? Sì. Perché ti fai l'intellettuale di sto cazzo. Sì. Ti piace più Rampine, no? Guarda, in America naturalmente non tutti. C'è preoccupazione. Tutti, che bravo. Io ricordati una cosa, sono vostra immagine e somiglianza. Esatto, e cosa c'è di più bello di un muratore senatore abruzzese svizzero? Sì, non ho forse tu hai detto che volevi diventare svizzero pure te? Sì, è vero. Che ti detto. Ho sentito con questo vecchio sì, qua, amico detto. Caro. Sì. Prima che tu scomodavi che stavo cuocendo gli arrosticini. Oh, scusa. Che avesse stavano bruciando, che minchia vuoi? Mi scusi, Dio, come mai queste disgrazie tutte insieme? Cos'è che abbiamo fatto di male? Mi scusi. LOL! Cosa? Sentite che c'era l'eco, no? Sì, LOL. Cioè, amico caro, io sono partito su tirando un partanone. Sì. Ci ho inserito i filosofi, che c'erano tutti quelli coi pensieri, e sai, fatto, e del pensiero, ma che siamo, da dove veniamo, da sto cazzo veniamo. Che poi sono stato io, non sono stato nemmeno io, che c'era un mio, era un mio cugino minore, Azeus, esatto, sì. Che poi è andato in crisi economica, ha ceduto l'attività al sottoscritto. Ecco. Ma subito dopo il partenone ti ho fatto al Senato, ti ho fatto i Romani, gli acquatotti, il Colosseo, che ancora oggi si stupiscono quanto lo vedono. Sì. Che è ancora tutto in piedi, di pietra! È vero, sì, è vero. Se invece va a Milano, sei stato a Milano, è tutto grass porcellanato di design, vaffanculo! Sì, ha ragione. Ti ho fatto il Caravaggio al Michelangelo, sì, è vero, che mi ha dipinto, ha messo la cappella, ti ricordi che facevo detto così? Sì, che facevo detto ad Adamo, eh? Sì. Tutta roba forte che ancora oggi quando la guardi dici, qui c'è la zampa di Dio. Sì, sì. E poi... vi ha preso la mano. Come parla adesso? È cambiato. Il doppiatore della Bibbia, va bene? Ah, sì. Vi ha preso la mano col relativismo. Sì. Che io non contavo più una minchia. No. Che anche la Chiesa ci ha messo del suo. No. Hanno cominciato a vestirsi come dei lampatari. Sì. A fare la crana coi palazzi di Londra, dimenticandosi che Gesù era figlio di falegname. Sì, è vero. Falegname. Sì. Gesù ha fatto una vita di merda, non si dipingeva le unghie di nero come al Maneskin, sì. Non si faceva i video su TikTok, sì. L'unico TikTok meschino quando l'hanno inchiodata, sì. Che si è sacrificato per voi, teste di minchia, sì. Che è stata un'idea mia, che lui all'inizio si era incazzato di mezzo, ma poi ha capito, è risorto, vabbè. Tutto sto sacrificio, dicevo, e voi come ringraziamento cosa fate? E cosa abbiamo fatto? Avete ridotto il pianeta che è una discarica. È vero. Ci avete quattro megalomani ricchi che comandano il 90% del condominio mondo. Sì, questo è vero. Non ci avete il salario minimo per tutti, i Bartali Necri, che con la bicicletta portano la pizza. Sono i riders. Ogni sei mesi cambiate l'iPhone, fate LOL! Lo so. Ma soprattutto io ti dico, amico caro, a Salvini. Sì. Mandare in giro uno scappato di casa a parlare di pace con Rosario a nome mio è proprio da teste e ve la siete cercata. Sì, sì. Già ve siete fatti al virus. Sì. Ora c'è la guerra. Sì. Ma non avete visto, amici cari, la cosa più importante. E qual è la cosa più importante? Il meteo. Cioè? Ma come meteo? Sotto corona l'avete visto? Sì, sì, l'abbiamo visto. Sì. Sono due mesi che non piove! No. No. Vedo che hai smesso di ridere! Sì. Bravo, hai vinto LOL! No. Bravo, no.